Benvenuti in questa lezione del corso di intelligenza artificiale. In questa lezione vedremo i candlestick, diagrammi a candela. Prima di fare qualsiasi cosa, non sarà una lezione lunghissima, è qualcosa di abbastanza semplice, però dovete installare questo tipo di libreria. Pip3 install MPL Finance. Io l'ho già installata, quindi dovrebbe dirmi che è già tutto ready satisfied. E quindi niente. Ricordatevi appunto pip3 install MPL Finance. C'è anche del materiale che trovate su internet. Questa roba qua è una sorta di libreria simile a Matplotlib, che però funziona diversamente. E la figata di questa libreria e che vi permette direttamente di lavorare con i data frame di Pandas. Questo significa che praticamente voi potete passare direttamente un data frame senza dover prendervi tipo, che ne so, l'asse delle Y, l'asse delle X e avere delle liste. Allora, praticamente per fare il nostro candlestick abbiamo bisogno di importare delle cose, perché noi lavoreremo sempre con Yahoo Finance. E questa è una libreria che ci permette di lavorare con i dati finanziari. Se voi fate questa cosa, così importiamo Yahoo Finance, importiamo NumPy. No, in realtà non ci serve NumPy, adesso che ci penso. Quindi lasciamo perdere NumPy. Sicuramente dobbiamo importare MPL Finance, vedete questo qua. SMPF. MSFT. FT. Che è semplicemente il nome della variabile. JF, Yahoo Finance, ticker. E poi praticamente pigliamo i dati di Facebook, ma è perché è semplicemente un esempio. Dopo magari cambiamo DF, cioè data frame, MSFT, insomma, la variabile di sopra, history. Quindi andiamo a prenderci la storicità di questi dati. Period, prendiamo un anno, 1 year. Poi cosa fai? MPL.plot DF, allora, poi cosa fate? Type candle style Charles. No, aspettate, questo qua non è MPL ma è MPF, perché questo è praticamente questa roba qua, no? È un alias che abbiamo usato, altrimenti dovevate scrivere MPL Finance. Plot è tipo il grafico, DF e gli stiamo passando data frame. Questo è il tipo candle, se non sbaglio, giusto per dire, dovrebbe esserci prima linear. Per esempio, uno è linear, no? Ma se io faccio così, ecco, no, fa un cazzo, perché type validator forse non riesce a farlo per questa cosa. Adesso non mi ricordo se linea, forse line, adesso non mi ricordo. Bisognerebbe andarlo a cercare. Ah, ecco, sì, esatto. Ho sbagliato io. Line. Quindi voi cercate line. Vedete, questo qua è tipo un anno. E questa è la linea, no? Perché questo io ho voluto farlo perché così voi vi rendete conto che questa roba qua non è Matplotlib. C'è un'altra libreria, no? E voi potete fare anche la linea se volete.
Ma se volete fare il candlestick, cioè quella candela, dovete scrivere candle. E poi fate run Python terminal, questa roba qua. E wow. E adesso ce l'abbiamo così. Vedete, così non si vede niente. Vedete un po' questa roba? Per vedere un po' meglio, la potete ingrandire. E vedete come funziona appunto il diagramma a candela. La cosa complicata che non ho ancora capito bene di questa cosa è che lui praticamente non... Voi sapete che nelle colonne di un data frame di quelli presi da Yahoo Finance ci sono o height, low, open, ci sono close, questi valori, e qui viene tutto tradotto in price. Come faccia questi calcoli, come funzioni, non ho idea, però vedete è fantastico, prende in automatico per esempio le date e queste robe qua. Questo è proprio il classico diagramma finanziario che trovate in giro, per tornare indietro ovviamente. Edit Axis, non so. Ah, forse vi permette anche di salvare. Poi ci sono, vabbè, ovviamente varie configurazioni. Vedete che come grafica è praticamente Matplotlib, cioè uguale. In grosso modo stiamo parlando di quello, però ci sono delle cose appunto particolari che si possono, diciamo, utilizzare. Interessante. Ovviamente possiamo anche cambiare i dati. Tipo, se ne so, PFE, per esempio, abbiamo imparato che in realtà PFE è l'azienda Pfizer, quella del vaccino, e quindi possiamo prendere i dati della Pfizer, e questi sono i dati della Pfizer, che adesso sinceramente non so leggere. Poi vedete che in un certo periodo del 2020 c'è stato, a novembre probabilmente ci sono state questo. Per cui c'è il livello dei prezzi, non so, non ho idea. Bisognerebbe. Sì, sarebbe interessante magari un giorno fare su questo canale, andarsi a studiare bene la statistica, queste robe qua. Questo è, diciamo, come voi potete fare la cosa se vi serve proprio la cosa pratica per farvi un grafico di questo tipo. Tutta sta roba qua, diciamo, ci servirà per. Ci sono le basi poi per fare machine learning, perché poi il nostro obiettivo sarà fare machine learning. E si spera che appunto poi vedremo anche cose, diciamo, un po' più matematiche e così via. Ho già annunciato appunto in un vecchio video che avrei, diciamo, usato un libro che poi ho acquistato come manuale, eccetera, eccetera. Però per il momento questo è. Quindi voi in realtà, vedete che in realtà è semplicissimo, estremamente semplice, quindi un paio, due righe di codice, cioè, come dire, due import, due librerie, questo per prendersi i dati, e una sola riga di codice per creare appunto questa cosa. Non dovete neanche più mettervi, immaginatevi che in Matplotlib bisognava mettere punto .show col metodo per mostrare il grafico. Poi invece, come potete ben vedere, non serve neanche. Quindi ancora più meno. Io non so se questo faccia il bar, se ci siano altri, non lo so, perché sarebbe da studiare. Poi la libreria è questa. Trovate sicuramente della documentazione online di questa libreria se voi cercate MPL Finance. È stata creata apposta perché, se non sbaglio, appunto, la libreria Finance di Matplotlib non è più supportata ed è deprecata, non c'è più, e quindi non potete più usarla. Altrimenti probabilmente io avrei utilizzato quella. Poi ho trovato quest'altro tipo di soluzione, che in questo momento, 2021, è valida. Diciamo, poi per chi guarderà questo video in futuro, non lo so, sinceramente. Questo Charles è perché praticamente sono, come avete visto, verde e rosso come tipici
diagrammi finanziari. Nel prossimo video pensavo di incominciare a parlare dei grafici 3D. Ci converrebbe incominciare a studiarsi i grafici 3D. Sarebbe bello imparare come funzionano i grafici 3D in Matplotlib. Se riusciamo in Matplotlib, se no bisognerà utilizzare altre librerie, come in questo caso. Comunque ci inventeremo qualcosa per fare un grafico 3D e faremo una lezione sui grafici 3D di varia tipologia. Magari potremmo farla su tutti. Nel senso, immagino che ci saranno i grafici, i bar chart, sicuramente quelli a barre, gli istogrammi sicuramente. Ci saranno i plot, come si chiamano, i scatter plot, quelli a dispersione. Non credo ci siano quelli lineari, però comunque penso che avrebbe poco senso, però parleremo dei grafici 3D. Poi il nostro obiettivo sarà andare uscire da Python e utilizzare JavaScript per fare dei grafici e scoprire come si faranno i grafici in JavaScript, perché, come ho già detto in passato, c'è praticamente questa roba qua, o la utilizzate in un'applicazione desktop, ma se voi volete fare un'applicazione web e utilizzare dei grafici, non utilizzereste Matplotlib, cioè, nel senso che ve ne fate, cioè, nel senso, questa cosa qua, come vedete, diciamo, quella che avete visto prima, è una classica impostazione. Ah, finestre. A finestre. Che è il tipo di ragionamento che c'è appunto con le applicazioni desktop. Bene, se siete interessati a questo progetto, vi piacciono queste lezioni, potete. Allora, vabbè, sicuramente il riferimento è www.technofilosophy.com. Voi andate su quel sito. C'è una pagina dedicata a chi sono io, contatti. C'è una pagina dedicata proprio al progetto Tecnofilosofy TV. Voi andate in quella pagina. Adesso sto impostando una pagina per poter seguire direttamente le dirette Twitch direttamente da quella pagina lì, o da un collegamento da quella pagina lì. E man mano cercherò di portare avanti, diciamo, questa cosa. Dopodiché c'è una descrizione del progetto. Un bottone PayPal per fare delle donazioni, oppure se volete acquistare libri a Amazon e cose del genere, per esempio in descrizione sicuramente metterò il testo Machine Learning, sicuramente, quindi potete acquistare questi libri qua e supportare il canale in questo modo. Per il resto ci vediamo un po' nella prossima puntata. Sicuramente penso nella prossima puntata si parlerà di grafici 3D. Quindi ci vediamo nella prossima puntata.